Benvenuti alla prima sfida di Versus. Io sono Fux e sono il conduttore di questa sfida, ma di me sentirete solo la voce, mentre nello schermo vedrete i volti dei due gladiatori che si affronteranno nell'arena di Versus. Prima di dirvi cos'è Versus, ovviamente ve li presento. Sono i primi che hanno sostenuto da subito e con entusiasmo questa nostra splendida iniziativa. E allora, all'angolo rosso, la reginetta di Versus, Miss Italia Curvy, Paola Torrente! Ciao ragazzi, ciao, come va? Noi stiamo bene. Io bene, saluta anche tutti i tuoi amici, i tuoi follower nei tuoi social che stanno seguendo questa sfida. Prepara, ciao gasali. Ragazzi, allora mi raccomando, giocate con noi, divertiamoci insieme e battiamo tutti quanti Vincenzo, forza! Ecco, hai già anticipato il nome, allora ve lo presento all'angolo blu, l'eclettico imprenditore del food and beverage, Mr. Delicious, Vincenzo Falcone! Ciao a tutti, ciao Fuxi, benvenuti ciao. A Versus Paola ti distruggerò! Vedremo! Mamma mia! Ecco, questi sono gli effetti da quarantena, cioè te non hai bisogno del virus, hai bisogno di una cura di un altro tipo, secondo me. Stiamo messi male, ma ci sta. Ci sta, dai, è la prima puntata. Allora, amici, sosteneteci, ecco. Se mi state guardando su Instagram, andate a scaricare l'applicazione Upplay e partecipate insieme a noi e insieme sconfiggeremo Paola Torrente. No. Allora, di tutto tu, Vincenzo, io vado via, arrangio, rifatto il gioco. Scusa, sono troppo gasato. Ti vedo gasatissimo. Allora, ne approfitto per salutare tutti i vostri follower, quindi chi ci sta seguendo su Instagram e quelli invece che lo fanno dall'applicazione Upplay TV. Attenzione, vi ricordo che soltanto con l'applicazione Upplay TV potrete partecipare alla sfida insieme a Paola e Vincenzo e rispondere alle domande con il vostro smartphone. Siete ancora in tempo per scaricare l'app, anche per utilizzarla per le prossime sfide che andremo a fare. E andate su Google Play o l'App Store e cercate Upplay TV, si scrive Upplay con la Y TV. E ricordo che l'applicazione è assolutamente gratuita, non costa nulla, anzi si fate piacere se giocate assieme a noi, anche perché abbiamo una missione. Però prima, naturalmente, essendo un gioco, si deve vincere qualcosa. Allora, Vincenzo, cosa si vince a questo gioco? Allora, innanzitutto si vince la compagnia, lo stare insieme, il divertirci insieme e l'intrattenerci, dato che possiamo tutti partecipare attraverso l'applicazione a questo gioco. Ma poi la cosa più simpatica è che ogni 5 sfide viene scelto colui che ha risposto bene a tutte le domande nelle 5 sfide che verranno fatte, e lui proprio potrà scendere nell'arena di Versus e sfidare i partecipanti che hanno fatto le sfide passate. Quindi è un coinvolgimento continuo di persone, amici, followers che possono scendere nell'arena con noi. Do qualche indicazione in più: ad ogni domanda corretta chi gioca totalizzerà 3 punti per ogni domanda, mentre un punto per quelle sbagliate. Quindi su questo regolamento poi si andrà a stilare la classifica. Allora, come abbiamo già anticipato, Versus ha una missione ben precisa, oltre a quella naturalmente di intrattenervi in questo momento storico decisamente un po' difficile, ma c'è una missione sociale. Allora, Paola, se ne vuoi parlare tu? Sì, con molto piacere, perché noi ci siamo inventati questa volta una raccolta fondi un po' alternativa. Quindi, giocando con noi, potrete anche donare, e tutto il ricavato, diciamo, del gioco, qualsiasi donazione e anche di vittoria, sarà donato a questa raccolta fondi su GoFundMe, che si chiamerà Versus VS Covid-19, e tutto sarà devoluto alla Protezione Civile, tutto, fino all'ultimo centesimo, perché benissimo. È molto importante dare, diciamo, il nostro contributo, però facendo qualcosa di carino e innovativo, convincendo Vincenzo. Molto bene, perfetto, grande, grande Paolo. Allora, siamo pronti per iniziare, adesso basta scherzare, entriamo nel vivo della sfida, quindi vi voglio belli gasati, pronti e concentrati. Dovrete rispondere a 8 domande a risposta multipla, voi e naturalmente anche chi sta giocando con noi. Ovviamente chi darà più risposte corrette si aggiudicherà la sfida numero 1 entrando nella storia di Versus, la prima sfida di oggi. Comunicazione per tutti quelli che giocano con l'Upplay TV: se per un calo di connessione dovesse interrompersi il vostro streaming video o andare, che ne so, a scatti o frizzarvi l'immagine, non vi preoccupate, perché le domande compariranno in ogni caso e potrete comunque continuare a giocare. Allora, iniziamo con la prima domanda, facile facile per scaldarci. Se Vincenzo, se sei d'accordo, io direi di cominciare con Paola. Un minimo di galanteria ci vuole, no? Assolutamente sì. Molto bene. Allora, Paola, grazie, sei pronta? Vediamo un e po'. Anche voi prontissimi. Andiamo con la domanda numero 1.
Domanda numero uno. Il famoso detto cita: tanto va la gatta al che ci lascia lo zampino. Possibili risposte: largo, lardo, lago o all'amo. Sembra uno scioglilingua leggerle così velocitato, un po' mi si intercola anche la bocca. Non avresti potuto farlo più veloce. Ecco, esatto, benissimo. Allora, gli amici che stanno giocando sulla nostra applicazione hanno già dato la risposta. Paola, tocca a te. Allora, largo, lardo, lago o all'amo? Questo tema mi appartiene, quindi la seconda. Il lardo, risposta assolutamente esatta, anche perché è un proverbio, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Sai spiegarmi il proverbio, sai il significato di questa cosa? No. Ecco, ma perfetto, ti ho messo in difficoltà, era una domanda bis per avere qualche dato in più, allora lo spiego io. Significa, il proverbio significa che chiunque compie ripetutamente un'azione che vuole tenere nascosta, alla fine rischia di lasciarne una chiara traccia. Hai capito? Ecco. Era, io lardo, non lo sapevo, dire comunque. Io non lo sapevo, senso... quindi anche un programma culturale, ci tengo a precisare. Esatto. Bravo, benissimo, molto bene. Allora, senti, Fringuello, che fai tanto. Vai, lo spiritoso. Sono pronto. Ecco, siamo pronti per la domanda numero due. Allora, attenzione, parliamo di Festival di Sanremo. Quale di queste canzoni non ha vinto, ripeto, non ha vinto il Festival di Sanremo tra i picchi? Le possibili soluzioni: Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, Si può dare di più del famoso trio Morandi, Ruggeri e Tozzi, Con te partirò di Andrea Bocelli, oppure La forza mia di Marco Calda. Molto bene, allora gli amici che stanno giocando nell'applicazione hanno già dato la loro risposta. Vediamo un po' il buon Vincenzo Delicious se è in grado di indovinare. Vai Vincenzo, vediamo un po'. Azzardo. Azzarda. Si può dare di più. Ecco, appunto, se tu avessi dato di più avresti dato la risposta esatta, invece non è così. Non è così. Attenzione, la palla passa a Paola. Attenzione, la palla passa a Paola. Ragazzi, secondo te Paola? Con te sì. Partirò. Con te partirò, risposta esatta! Ma assolutamente dai. Sì! Sì, ma sì, dai, sì, ma come può, come si può non dare il premio ad Andrea Bocelli per Con te partirò? Allora, senti un po', ti spiego, l'edizione era del 1995. No, appunto, allora, l'edizione del 1995, Bocelli arrivò quarto, alle spalle di Giorgia che visse con Come saprei, Morandi e Colla invece con In amore e Ivana Spagna che si classificò terza con Gente come noi. Vincenzo, vuoi mezzo Giorgia, punto? Però, devi cantarmi una canzone, devi cantarmi una di queste canzoni. Gente dai. Come noi che non sta più insieme, che come noi ancora si può bene. Amore. Vincenzo, fermati, è stato sento bellissimo. Vincenzo, mi chiudono l'Instagram. Chiedo tutto. Vabbè, allora Paola 2, Vincenzo 0. Possiamo dirlo che sono veramente un gentiluomo, diciamolo. Ecco, molto qua. Allora, sì. Attenzione, andiamo alla terza domanda. E voi dovete prepararvi con le cuffie, mentre chi sta giocando con noi adesso sentirà un contributo. Abbiamo creato una base musicale, o meglio un mashup di brani che raccontano gli effetti spiacevoli dell'abuso di caffè. Vi chiedo di fare attenzione alle canzoni che abbiamo utilizzato, cercate di memorizzarne i titoli perché sono tutte molto conosciute. Vai con il contributo. Serina caffè, due bevo del giorno. Dimmi cos'è, è una strana sensazione, una scuola di danza nello stomaco, Marlena portami a casa prima che sia troppo tardi. Ecco, queste sono le canzoni, il nostro mashup che abbiamo fatto e adesso arriva il momento della domanda. Spero le abbiate molto presenti in testa, perché adesso vi chiedo: quale di queste canzoni non è presente nel mashup che abbiamo appena ascoltato? Allora, Maneskin con Torna a casa, Coez con La musica non c'è, Diodato, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, con Fai rumore,
oppure gli Sugar Free con Kleptomania. Vi lascio qualche secondo per fare un po' mente locale sulle canzoni, i titoli che avete appena sentito. Molto bene, ce l'abbiamo fatta, ce la possiamo fare. Gli amici che stanno giocando con la nostra applicazione hanno già dato la loro soluzione. Adesso vediamo un po' cosa ci risponde Paola. Allora Paola, vai. Paola. Allora, devo dire che io non ho ascoltato nulla perché molto bene, praticamente perfetto. No, qualcosina l'ho sentito, però non so adesso se vabbè, credo sia guarda, Vincenzo già è contento per questa cosa. Sto regalando dai, proprio il punto a Vincenzo. Vai. Forse la quarta. La quarta, Sugar Free Kleptomania. Mi dispiace, ma stai passando la palla a Vincenzo. Vediamo un po'. Vediamo un po' il Mario Luzzatto Fegiz delle canzoni italiane. Se è in grado di indovinare qual è la canzone che non fa parte non del mashup giusto che abbiamo appena ascoltato. Vai, la prima che non conosco assolutamente è dei Maneskin, giusto? Bravo, e risposta assolutamente esatta. Infatti era Maneskin, Torna a casa, che c'era tra l'altro che anche un c'era un indovinello, no, un indovinello, c'era una gabbola, praticamente un tranello, perché si sente la canzone di Maneskin dove dicono torna a casa, ma la canzone si intitola Le parole lontane. Quindi c'era questo qui pro quo che poteva generare un po' di confusione. Ma invece il nostro Mario Luzzatto Fegiz della canzone italiana è stato bravissimo. Paola, va bene, dai, insomma. Dai, ho recuperato, dai. L'ha fatto apposta, è stato lui che non mi ha fatto ascoltare il brano. Ma c'avevi il tuo player, dovevi ascoltarlo, te l'avevamo detto. L'ho ascoltato, però si sentiva anche da quest'altro lato. Ne hai due orecchie apposta, uno da una parte e uno dall'altra, molto bene. Allora, punteggio, Paola 2, Vincenzo 1. Andiamo alla quarta domanda. Vincenzo, questa tocca a te rispondere per prima a questa domanda. Sono. Allora, quarta domanda, mandiamo la foto. Allora, questi quattro noti personaggi cosa possono avere in comune? Allora, vediamoli un po'. Il fisico, non lo so, meno che no, sappiamo benissimo che lei non c'entra assolutamente nulla con gli altri tre. Il conto corrente, ma secondo me no, soprattutto perché c'è lui, c'è Messi e secondo me no. Allora, diciamolo, questi quattro personaggi hanno tutti in comune il fatto che sono nati nel 1987. Molto bene. Ma quello con il lupettino lì, chi è il nostro Delicious? È forse il nostro Vincenzo? Che bellino che sei in come quella foto. Come Deliscioso. 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 Ma sai, il lupettino ti dona particolarmente quel colore. È una foto del periodo natalizio. Sì, grazie. Grazie ti dona molto. Prima del pranzo di Natale, perché poi volevi diventare il Gabibbo. Già il costume di scena se l'avevi, visto che da lì si è partito. Vabbè, allora veniamo alla domanda: chi è il meno giovane tra questi quattro personaggi? Anna Tatangelo, Novak Djokovic, Lionel Messi o il Delicious futuro Gabibbo Vincenzo Falcone con questo maglioncino rosso shock, bellissimo. Allora, diamo qualche secondo ai nostri amici che stanno giocando nell'applicazione per dare la risposta esatta. Intanto tu, Vincenzo, preparati, anche perché c'è anche il tuo nome, quindi non puoi far brutta figura. Bene, allora, gli amici hanno dato vedremo la risposta, vediamo un attimino. Allora, Vincenzo, sentiamo la prima la prima risposta. Speriamo che sbagli. Sì. Allora, dato che io sono nato sul finire dell'anno, quindi già mi autoescludo, dico, dato che penso di sapere l'anno di nascita, il mese di nascita sia di Messi che di Djokovic, dico Anna Tatangelo. È la tua risposta definitiva? Mi sento un po' Gerry Scotto in questo momento. Sei sicuro? Sei sicuro? Porca miseria, Paola, hai indovinato, incredibile, no. Non si posso credere. No, sì. No, non vale. No. Sì. L'avete aiutato, perché se vedete le foto si vede che Anna Tatangelo è più vecchio tra questi quattro. scusami. Ecco. Alla faccia della solidarietà femminile. Ma vabbè, Anna Tatangelo è più vecchia. È bellissima, però. No, vabbè. Guarda, allora, se vuoi farci anche qualche battuta, è nata il 9 di gennaio, vuoi dire, è lì con la Befana, insomma, cioè, non so se vuoi proprio andargli no, giù pesante. No, vabbè. No. Novak Djokovic invece è nato il 22 maggio, Lionel Messi il 24 giugno e il nostro Vincenzo Falcone il 19 settembre. Siete tutti invitati nei suoi locali perché per fare la festa di compleanno il 19 di settembre, va bene? Molto bene. Allora, se ci fanno uscire.
Zitti, dai, no, non dirla così, devono farsi uscire, se no scappiamo in qualche maniera, ora di settembre, sì. Caspita, hai voglia. Allora, aggiorniamo il punteggio. Paola, due risposte esatte, Vincenzo, due risposte esatte. Vai, adesso siamo al giro di boa, quindi direi di vedere la classifica parziale, perché i primi classificati tra tutti coloro che giocano da casa, e adesso dobbiamo vedere un attimino come sono messe, quindi direi di agevolare la classifica, lo dico alla nostra regia. Allora, ricordo che per chi sta giocando nell'applicazione App Play, per ogni domanda corretta avete 3 punti, mentre 1 punto va per quando sbagliate la risposta. Alla fine della puntata ci sarà una classifica generale che verrà azzerata dopo le 5 sfide e verrà decretato il vincitore assoluto, ovvero quello che tra tutti voi che state giocando nelle 5 sfide avrà totalizzato il punteggio più alto e avrà la possibilità di sfidare il proprio Beniamino in una sfida all'interno dell'arena di Versus. Molto bene, allora, classifica aggiornata, andiamo avanti con la nostra sfida e siamo alla domanda numero 5 e direi di chiamare in causa la nostra Paola. Vediamo. Allora Paola, attenzione, perché abbiamo scherzato un attimino con l'età di Vincenzo, no, non ti preoccupare, non ci permettiamo di scherzare sulla tua età, saremo meno male, e quindi non lo facciamo, però giochiamo con la tua immagine, attenzione. Perché questa è la domanda Frankenstein. Sai in cosa consiste? Te lo spiego subito. Allora, i nostri grafici hanno modificato una foto tua di Paola, quindi aggiungendo parti del viso di personaggi noti. Allora, vediamo prima e dopo la trasformazione. Facciamo partire il contributo. Guardati qua, bella Paolina. Guarda che roba. Che io no. Oddio! Vabbè. Ti piaci? Un vampiro. Molto. Un vampiro. Allora, okay. Io direi di procedere, con la domanda. Guardate bene la foto. Allora, la domanda è: a quali di questi personaggi che vi nominerò tra poco non abbiamo rubato parti del viso per il nostro Frankenstein? Quindi, allora, quindi le tette non c'entrano, ok? Stai zitto. Cristiana Capotondi, lo sapevo. Valeria Marini, Angelina Jolie o Elettra Lamborghini. Queste sono le 4 donne. Okay. Potevo mettere anche un maschietto da qualche parte, no, però 4 donne, molto bello. Questo è un po' il mosaico, il Frankenstein, la foto che abbiamo creato. Quindi amici che state giocando, mi raccomando, occhi aperti, dovete dare, identificare quello che è il nome del personaggio da cui non abbiamo rubato parti del viso per creare la foto. Molto bene, avete dato la risposta, adesso vediamo la nostra Paola se riesce a conoscere bene il proprio corpo e a capire dove abbiamo fatto il ritocchino. Ecco, chissà. Dai. Allora, andando per esclusione, mi sembra che le labbra siano della Jolie, il naso... Guarda che, attenzione, ti fermo, se tu fai una spiegazione così agevoli Vincenzo, perché se la sbagli... Ah, è vero! Io direi di dare il colpo secco e poi diamo le spiegazioni. Vabbè, Valeria Marini. Ma perché? Cos'è che non hai preso da me? Voglio dire, sono una bella ragazza, perché? Cosa vorreste dire? Ma niente, assolutamente, però non mi sembra che... Allora aspetta, voglio sentire un attimino l'occhio dell'uomo del volpone, volpone. Tu cosa avresti detto, Vincenzo? Ma guarda, forse io avrei detto anche io Valeria Marini avrei detto. Va bene, quindi avreste vinto entrambi, però siccome toccava Paola, quindi 3-2 il punteggio, molto bene. Allora adesso vi invito a guardare il contributo. Come siamo bravi. Adesso vi faccio vedere come è stato realizzato il fotoritocco dai nostri tecnici. Quindi schiacciate pure play sul vostro contributo e guardatevi. Allora, siamo partiti con Cristiana Capotondi, vedi, capelli, orecchi, abbiamo cambiato il colore, guarda che roba. Magia. Anche gli occhi li abbiamo modificati un attimino. Poi abbiamo preso quella bella boccuccia dell'Angelina Jolie e l'abbiamo inserita sul volto. Poi siamo andati a prendere Elettra Lamborghini, naso e sopracciglia, e l'abbiamo incollato sul viso della nostra Paolina. E io adesso si allargherà un po' l'immagine e la vedrete nella totalità. Molto bene. Come potete vedere, non abbiamo toccato un il seno, vampirello. Non ci sarebbe stata differenza tra il seno della Lamborghini e il seno della nostra Paolina Torrente, giusto? Allora, guardando questa foto mi viene in mente una cosa che sta girando sui social in questi giorni, il conteggio dei triangoli. Quando devi vedere l'immagine, quanti triangoli ci sono? Ecco,
guardando questa foto, la domanda è: quanti triangoli vedi, Vincenzo, in questa foto? Vorrei essere detto, un quanti triangolo. Rispondi bene, Vincenzo. Triangolami! Ecco, boh, e quindi siamo in tre, il triangolo no, e quindi va a finire male. Vabbè. Non l'avevamo allora, considerato. Assolutamente no. Allora, aggiornamento del punteggio. Paola 3, Vincenzo 2. E quindi siamo pronti con la sesta domanda, e questa la facciamo a Vincenzo. Attenzione, Vincenzo, Baglia. Domanda secca. Cos'è la cerounofobia? Ripeto, cos'è la cerounofobia? È l'intolleranza verso le barzellette poco divertenti, quelli che iniziano c'era un tedesco, un italiano, un francese? Oppure era la paura delle candele accese, da lì la cera, appunto, che si viene prodotta dalle candele? Oppure la fobia dei tuoni e dei fulmini? O la paura delle favole, quelle che iniziano con c'era una volta un uomo cattivo che ti entrava in casa di notte? Molto bene. Allora, diamo qualche secondo ai nostri amici che stanno giocando nell'app. Molto bene, tempo scaduto. Vincenzo, dalla faccia proprio l'hai capita la domanda? La devo rileggere. L'hai letta? L'hai letta la domanda, Vincenzo? Sei dei nostri? Sei dei nostri. Sono, vai, la so, questo è semplice. Dai, è semplice perché è una cosa che, di cui comunque ne ho, in una fase della mia vita l'ho attraversata, è paura delle candele accese. Scusa, quello si chiama reggere il moccolo, è un altro tipo di... No, non è la paura delle candele accese. Vabbè, Paola, tocca a te, dai. Boh, non rientra nelle possibili soluzioni, dai. Ne hai tre. Allora, no, boh. Sì, sembri Bud Spencer che fa... Facciamo... Non ne ho idea. La quarta. Ecco. Paura delle favole, c'era una volta. No, risposta sbagliata. Come no? La palla ritorna a Vincenzo. Allora, no. Fobia dei tuoni o intolleranza verso le barzellette poco divertenti? Mazza, oh, non sapete sta qua? Cioè, veramente la ritenevo molto semplice. La terza. Fobia dei tuoni e dei fulmini. Salvi! Ce l'abbiamo fatta, incredibile. Vabbè. Posso dire che... Poteva essere la paura delle favole. No, sono stato un gentiluomo perché la prima l'ho sbagliata, però sapevo la risposta. Allora diamo anche un minimo di cultura. Allora, la fobia dei tuoni o dei fulmini è detto anche brontofobia. C'era unofobia dal greco, io non so il greco, so un po' di latino, però che era unos, spero di non sbagliare la pronuncia, che significa fulmine, mentre phobos significa paura. State meglio adesso. È davvero, non la sapevo comunque. L'abbiamo capito che non la sapevi, difatti l'hai sbagliata Paola. L'hai sbagliata. Qua. Ma quanta cattiveria è questo gioco. Ora sì, siamo cattivissimi. Paola, tocca a te. Attenzione, punteggio pari, 3-3. Pensavo che la sfida fosse meno combattuta, invece Vincenzo si sta difendendo molto bene. Allora, attenzione adesso Paola, perché parliamo di Johnny Depp. Johnny Depp, e lo ripeto, è il famosissimo attore hollywoodiano. Perfetto. Allora, il famoso attore hollywoodiano Johnny Depp ha dichiarato in un'intervista di essere terrorizzato. Da cosa? Dai pagliacci? Dalle canne, non quelle da pescare, ma quelle che si fumano. No, perché trattandosi di un personaggio. Certo. Dai frutti di mare o dalle donne brutte? Il buon Johnny Depp. Allora, i nostri amici hanno dato la risposta. Vediamo un attimino, Paola, se riesce a identificare. Ragazzi, io non ne ho idea, ma confido in Johnny che abbia paura realmente dei pagliacci. Ma incredibile, come ci sei arrivata a dare questa definizione corretta? Dico che è corretta, è perché la risposta è esatta. Sì. Ma lo sai perché? Ma dovresti dirmi, come hai fatto a identificarla? Cioè, sei arrivata a questa risposta, allora, perché? Cosa, il ragionamento? Perché, allora, cioè, terrorizzando dalle donne brutte mi sarebbe caduto un mito, perché ovviamente cioè, non si fa. No. Nessuna donna è brutta, nessuna donna sono tutte trombabili. Eccolo. Non si dice, l'ho detto. Dovevi, c'era l'altra versione, non esistono donne brutte ma solo uomini un po' ceccati, che è diverso. era più gentile come cosa. Che comunque è molto soggettiva la bellezza, quindi dalle canne, cioè devi avere paura delle droghe, non credo che lui abbia paura delle droghe. Ti fermo,
ti fermo, Paola, perché a proposito delle canne, un giornalista della rivista Rolling Stone ha dichiarato di aver visto l'attore fumare canne dalle dimensioni di sigari. Cioè, questo si fa di quelle trombe. Voglio applausi. Dire, bravo Johnny. Cioè. Siamo con te e nulla. E quindi poi, niente, l'80% della popolazione mondiale non so perché ha paura dei pagliacci, perché fanno assassinare tutti nei film, quindi non ho davvero un'idea. Infatti, la fobia è arrivata dopo aver visto il film It, quindi il pagliaccio famoso, e da lì è partito. Molto bene. Allora, aggiornamento del punteggio 4-3. Attenzione, Vincenzo, perché con la prossima domanda ti giochi tutto, il pareggio oppure perdi, te lo dico, ok? Allora, attenzione, perché adesso abbiamo un contributo, quindi munitevi delle vostre cuffiette, dovete vedere il contributo che mandiamo. Parliamo di sport, quindi dalla regia facciamo partire il contributo. Allora, state vedendo il contributo, naturalmente si parla di calcio, siamo ai mondiali di calcio del 2006. La nazionale italiana di Marcello Lippi può sollevare la Coppa del Mondo verso il cielo di Berlino, l'impresa degli azzurri è stata possibile anche grazie alla famosa testata di Zidane a Materazzi, che con quella testata ha beccato il cartellino rosso e se n'è andato fuori dal campo. Allora, la domanda è: cosa ha detto Materazzi per generare quella reazione violenta da parte di Zidane? Cosa gli ha detto Materazzi? Pigliatevi sta coppa, ma ridateci la Gioconda? Oppure ha dato della escort da pochi soldi, insomma, alla sorella? Oppure gli ha detto ti piace se ti marco stretto da dietro? Ma chi l'ha scritto sta risposta? Oppure stai perdendo tutti i capelli, vieni qua, fammi vedere. Allora, pigliatevi sta coppa, ma ridateci la Gioconda, della escort alla sorella. Ti marco stretto da dietro, stai perdendo tutti i capelli, vieni qua, fammi vedere. Allora, diamo qualche secondo ancora a chi sta giocando nella nostra applicazione App Play TV. Molto bene. Allora, Vincenzo, vediamo un po' la tua preparazione calcistica e cerchiamo di capire un attimino se sei in grado di identificare la risposta corretta. Allora conoscendo quel vecchio porco di Marco Materazzi, sì, essendo interista, sicuramente sì, avrà detto a Zidane ti piace se ti marco stretto. La frase continua è che ti faccio sentire la coppa. Eccola. Sicuramente. Vabbè. Campioni del mondo! Io dico la risposta 3. Ti piace se ti marco stretto da dietro. Ma porcaccia la miseria. Nella tua vita sei stato troppo Pornhub, secondo me, perché non è la risposta corretta. Ma proviamo con Paola. Paola, secondo te cosa gli ha detto? Ma potrebbe essere che voleva vedere un po' la situazione del suo cuoio capelluto. Questa mi ispira tantissimo, perché sì, sì, ci potrebbe anche essere. Però, conoscendo però, sempre per la stessa cosa di prima, che non anche è tanto Materazzi, Materazzi vecchio porco, sì, no? Vecchio porco. Okay. Sì, la come? Seconda da vecchio porco sarà la seconda. Quindi dici che ha dato della escort, ovviamente non l'ha detto escort, però l'abbiamo messa noi, insomma, tra virgolette. No. Gli ha dato un po' quello che Vincenzo ha detto in questi giorni, che sta facendo i lavoretti a casa. Quindi esatto, i lavoretti Vincenzo, a casa. Sei una? No, dillo, dai, sei una casalinga, dillo. Una con la pillola. Una puttanella. Amore. Amore. Sei carino. Sono allora, proprio Vincenzo, una bravissima puttanella di casa in questi giorni. Bravo. Ad essere onesto. Lo è diventato. Che ha distrutto la lavatrice, molto bene, ecco, perché fa 3 lavaggi nell'arco di un anno, molto bene. Allora, veniamo al gioco, attenzione, perché Paola ha dato la risposta corretta mentre Vincenzo ha sbagliato. E quindi attenzione, perché prima di decretare ufficialmente il vincitore della sfida, direi di dare uno sguardo alla classifica di chi sta giocando con noi. Quindi mandiamo la schermata, vediamo un po' i concorrenti, chi è arrivato alla fine e che punteggio ha accumulato. Vi invito a partecipare anche alle prossime sfide per migliorare quella che è la vostra posizione in classifica, e vi ricordo che dopo 5 sfide la classifica sarà azzerata e si ricomincerà tutto da capo, non prima però di aver decretato il vincitore assoluto, che potrà sfidare uno dei gladiatori che si saranno succeduti nell'arena di Versus. Molto bene, ritorniamo a far vedere i nostri gladiatori di questa sfida di Versus. È il momento di dichiarare vincitrice della prima sfida di Versus col punteggio di 5-3, Paola Torrente! Sì! Grazie ragazzi, grazie. Brava Paola, brava!
Bravo, bravo, ragazzi, bravo. Anche Vincenzo ha vinto, però, anche se c'era un po' un complotto, però lo volevano aiutare, però. Abbiamo svelato qualche segreto arcano, però nonostante tutto sei riuscita a vincere, Paola, quindi sai, sì, cazzo, sai che sei la mia preferita, ma non dirlo a Vincenzo, oh, tanto non mi sta ascoltando, amore, tesoro. Allora ragazzi, un attimo di serietà. Allora, abbiamo giocato, ci siamo divertiti per sensibilizzarvi sulla nostra raccolta fondi su GoFundMe, voi che avete giocato con noi, anche voi che avete giocato nell'applicazione App Play TV, e ovviamente vi invitiamo a fare una donazione. La raccolta fondi si chiama Versus VS Covid-19. 19, com'è che l'ho detto? 19. 19. Diciamo. Bravo. No, ecco, vabbè, no, lo ridico in maniera più comprensibile. Versus VS Covid-19. Decidete voi l'importo e vi ricordo che andrà tutto quanto devoluto, ogni centesimo fino all'ultimo centesimo, alla protezione civile. Allora, mi raccomando. Sì, dai, esatto, dai, bravo, ragazzi, dai, si parte da due. Doniamo. Non costa niente, dai, doniamo che ne abbiamo tutti i bisogni, dai. Bene, bravi. Allora, siccome ho voglia di rivedere i vostri bei faccioni sul mio cellulare, direi che potreste anche lanciare, avete qualcuno che volete sfidare, lanciare delle sfide private? Paola, ti vedo sospettoso, dai, ce l'hai. Chi vorresti, sì, qualche, sfidare? Qualche idea ce l'ho. Dai, lancio allora, un messaggio dato che di sono sfida. Stata... Ok, dato che sono stata praticamente l'unica donna in questa, sì, tutta questa situazione, sfiderò un'altra donna, opposta, totalmente diversa da me, biondissima, super intelligente, quindi ho paura che mi faccia a pezzi, però ci provo, sì, ed è Checca Flo, io ti sfido, ecco, boh, io ti sfido e... Vabbè, per una buona causa ci divertiremo, abitualità di me, grazie. Molto bene, vai, grazie Paola. Qualcuna, ti prego. Ecco, ok, vabbè, vai. Mentre tu, Vincenzo, chi vuoi sfidare? Io invece sfido un'amica e una persona della televisione, quindi sicuramente un'amica che ci darà una mano nella nostra mission, che è quella di Versus, appunto, di crescere sempre di più e di far arrivare sempre di più la voce a più persone possibile, in modo tale che la raccolta fondi cresca sempre di più. E sfido la mia amica Raffaela Giudice, ti aspetto nell'arena Versus. Molto bene, allora le vostre sfide le avete lanciate, io intanto ne approfitto per ricordare chi si sta seguendo che ci saranno già delle prossime sfide già programmate, e quindi segnatevi l'appuntamento martedì 14 aprile alle 18.30, calcheranno l'arena di Versus il giovane attore e regista Fabio Massa e direttamente dal talent show di Amici il ballerino Daniele Rommelli, questo per quanto riguarda, wow, la sfida di martedì, mentre giovedì 16 aprile, sempre alle 18.30, si sfideranno nell'arena di Versus la bellissima e brillante giornalista di Sport Italia e modella Iori Delli e il critico gastronomico e re di Italy Food Porn Gian Andrea Squadrilli. Squadrilli, ho detto giusto Vincenzo? Squadrilli. Correttissimo. Perfetto. Queste sono le nostre prossime sfide e naturalmente poi con voi torneremo a giocare non appena i vostri sfidanti riceveranno la sfida e accetteranno di confrontarsi con noi qui su Versus. Allora, per il momento è tutto. Volevo ricordare a chi si sta seguendo di utilizzare l'app App Play TV anche per inviarci dei consigli, delle segnalazioni nella sessione messaggi, oppure se avete parolacce, offese personali, c'è l'account di Vincenzo su Instagram e potete mandare tutto a lui. Molto bene. Allora, io ringrazio Paola, ringrazio Vincenzo, ringrazio anche lo staff. Grazie a voi ragazzi. Ringrazio lo staff di Studio Vattore per il supporto tecnico e creativo e alla prossima ragazzi. Grazie, è stato bello. Restiamo uniti. Ciao. Restiamo a casa. Restiamo a casa. Doniamo, mi raccomando.